In nome di Dio e in nome del popolo. Abbiamo più volte sentito queste parole forti di Monsignor Romero, che chiedeva a chi uccideva e a chi angariava il popolo salvadoregno di smetterla con queste repressioni e con queste violenze. Ma mai Monsignor Romero, anche nei momenti più tristi, anche nei momenti più difficili, mai ha rinnegato Dio e mai ha rinnegato il popolo. Perché? Perché in lui era veramente radicata questa convinzione che il linguaggio teologico, permettete oggi un po' di latino, si dice gloria Dei vivens pauper, cioè la gloria di Dio vive nei poveri. Che bello! Vi devo confessare che non conoscevo questa frase e so che l'ha pronunciata Monsignor Romero, non so se l'ha presa dai padri della Chiesa, ma la gloria di Dio vive nei poveri. Quindi non solo nell'uomo, ma vive soprattutto nei poveri, negli ultimi. Perché, come già disse in precedenza, il povero, l'oppresso, i campesinos della sua terra erano il divin trafitto. Ecco perché la gloria di Dio vive nei poveri. Lui però non parlava soltanto della situazione di oppressione, della situazione politica, della violenza. Lui non ha mai smesso di unire sempre la situazione del popolo con la presenza di Dio, con il mistero di Dio. Difatti, lui diceva che il suo desiderio più intimo era quello di non essere un ostacolo nel dialogo fra il popolo e Dio. E diceva nell'omelia del 27 gennaio 1980: «Sono molto contento quando c'è gente semplice che trova nelle mie parole un veicolo per avvicinarsi a Dio. Senza Dio non ci può essere liberazione», diceva a qualche giorno, qualche settimana prima di essere ucciso. Quindi Romero non dimenticò mai Dio. E vogliamo chiudere queste puntate dedicate a questa figura stupenda di pastore, proprio con le sue parole. Nessun uomo può dire di conoscere se stesso se non si incontra con Dio. Non so che darei, cari fratelli, perché il frutto di questa predicazione fosse che ciascuno di noi si ritrovi con Dio e che viva la gioia della sua maestà e della nostra piccolezza. Che belle parole con cui noi già possiamo entrare nel mistero della Settimana Santa che inizierà domani. Io vi aspetto sempre, Padre Pio TV, dritto al cuore, domani, Domenica delle Palme. Ciao!